La mia occupazione è il tradimento. Il mio nome, Marina. Abito con le mie bambine qui a Mosca, in una specie di appartamento. Mia figlia maggiore lo chiama il Tugurio. Governiamo il mondo da qui. Mio marito è lontano, tra la neve, incolonnato con i suoi compagni come fossero piccoli pennuti intirizziti, quelli che vedi volare a stormi sui continenti per fuggire l'inverno. È partito quasi 2 anni fa con l'Armata Bianca, verso un fronte dal quale non arrivano lettere. Ad ogni modo, io non credo alla morte. Per questo quel giorno gli ho detto semplicemente arrivederci. Ad ottobre di 2 anni fa Irina non era ancora nata. C'era solo Alia, la nostra prima figlia. Irina non parla. Ha quasi 2 anni, ma biascica appena qualche parola. Ogni tanto sono costretta a legarla perché impazzisce per la fame, si lamenta per il freddo. A volte un amico mi chiede come riesca a non impazzire anche io qui, con le bambine e il marito lontano. Totalmente isolata ed esiliata dalla società, di quelli che scrivono e di quelli che non scrivono. Totalmente, scandalosamente sola. Sola al punto che avrei diritto a qualsiasi cosa. Cuore deserto, intorno. Ma io ho la mia disciplina e me la tengo stretta, anche se a volte passano settimane intere senza che riesca a scrivere una riga. Il mattino presto mi siedo alla scrivania con il caffè, rovescio tutto quello che ci trovo sopra, pronta a dare avvio alla battaglia, il cervello infiammato dalla fame e dal freddo. Non si tratta di una vera disciplina, ma parlarne sinceramente. Si tratta piuttosto di una vocazione alla pienezza. Io ne ho il diritto. Se l'acqua si congela qui dentro, se il fiato si congela qui dentro, la mia anima no, lei non si congela, tutto qui. Marina, rispondo ad Alia semplicemente alzando gli occhi dal foglio su cui ho trascorso l'ultima ora. Mia figlia è guarita da poco dalla malaria, dopo settimane di febbri in cui temevo di allontanarmi, anche solo per recuperare la legna o la farina della razione. Mi mostra un disegno, lo sventola. Con un certo motto di orgoglio, avvicinati. Non è che il disegno di una bambina, ancora piuttosto sgraziato. Hai ancora tanto da esercitarti, ma sai. Lei annuisce, io torno al mio lavoro. Oh, non sono una madre per come le conoscete. Mio figlio dice di mettere un modo di cullare che rovescia i bambini fuori dalla culla. Il pensiero mi fa increspare le labbra in una specie di sorriso. Uscirai con Petia? Mi chiede. Giocherellando con la matita tra le dita, tutta pensosa e concentrata, Alia mi parla come si fa con un'amica, una sorella, una complice di nefandezze. Petia è il fratello di mio marito. Alcuni dicono che a causa sua se mio marito si è arruolato nell'Armata Bianca. Dicono che cercasse un rifugio da me. Petia è stato il primo uomo con cui dicono io l'abbia tradito. Certo, mi piace molto, ma mi piacciono anche le betulle, l'acqua scura della neve, gli steli d'erba, i libri, la musica. Non mi sono di certo mai sottratta all'amore, perché come avrei potuto sottrarmi al loro potere in questo mondo di pienezza che voglio mangiare come una torta? E poi, che cos'è la fedeltà in fondo se non fedeltà ad un punto, ad un centro che comunque non può essere scalfito dai passanti? La fedeltà di cui parlate è solo eroismo o una forma di buona educazione. La mia non ha nulla a che fare con la contingenza, è piuttosto una questione di assenza. La mia fedeltà.